cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say. I buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit. So I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness, I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I do the work, yeah, I do it till it hurts, okay. I'll invest in my future, I'll invest in the purse, right. I wanna be so rich, life changes. And I don't ever think about how much I just pay it. Yeah, it's the dream, the American dream, okay. Live on top, don't stop till you got everything. But there's balance, cause this life is a challenge, right. You gotta live in the now while building I'm up the challenge. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thought.
topless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. It's not about the destination, it's about the journey. So keep working till it's hurting, cause that's when you start deserving everything you want, everything you need. Trust the process, yeah, you got this. Keep on working till you bleed. Yeah, been there, yeah, I've done that. 10 long years of breaking my back. But now I'm up here, never looking back. I got more dreams that I wanna go attack. Keep on going, keep on moving, never give up. I'll keep going, I can prove just what I'm made of. I got that fire in me, got that desire in me. I'm never tired, I'll be pushing till I'm finally free. I was made to break away from the pack, to challenge, to fight, and to carve my own path. This world wasn't made for the weak, they don't last. Survival of the fittest, so be vicious and attack. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually my hottest, but the speed lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in live, questa bellissima live di sicuro. Ciao a tutti, ciao Christian. E se vedete, nuova chat, nuova grafica della chat, ce l'ho fatta, novità di questa live. Leo non è immediatamente presente, arriva tra pochissimo, un attimino, perché i treni purtroppo sono delle brutte bestie e sai l'ora che parti a volte, ma non sai mai l'ora che arrivi a casa, quindi un attimino vi intrattengo io due secondi così, e intanto lasciamo un attimino Leo con calma, poi arriva a tempo, un pochettino di tempo, e arriva anche Leo. Ciao a tutti, ciao, mamma mia, siete già in tantissimi, che bello vedere che c'è così tanta gente che vuole scoprire qualcosa di più di Leo, perché come al solito non è un'intervista. Cioè, questa non vuole essere assolutamente un'intervista, vuole essere una chiacchierata. Una chiacchierata per conoscere un po' un atleta che di solito lo si vede soltanto in competizione, o se no si vedono soltanto i suoi risultati. Quindi lo scopo di tutte queste live di ospiti è proprio far conoscere chi c'è dietro, far capire che gli atleti non sono dei robot, e quindi c'è qualcosa dietro, qualche interesse oltre alla sola atletica, e quindi voglio far conoscere anche tutta questa parte qua degli atleti, tutta questa parte qua che c'è dietro all'atletica, che a volte per forza di cose a livello di narrazione sia di novità sia di risultati non si sa effettivamente cosa ci sta dietro un atleta. Come hai fatto a convincere Fabri a venire? È merito di un ragazzo che mi segue. Cioè, è andato da Fabri e gliel'ha chiesto lui, e poi mi sono messo in contatto io con Leonardo. E gentilissimo, Leo ha accettato subito, super gentile davvero, però, cioè, non è merito mio se Leonardo oggi è qua in live. Cioè, voglio chiarire anche questo, assolutamente. Io ho gareggiato con Fabri, ma di recente I Am Falling, oppure in passato, che anche perché Leo ormai sono diversi anni che è bello presente. Quindi Ecco, The Gamer è stato, non mi ricordavo il tuo nick su YouTube, è stato The Gamer che ha messo in contatto me e Leonardo, cioè veramente fantastico, super. E adesso con Leo si sbloccano anche le live con gli atleti, quelli della nazionale assoluta e atleti militari, quindi con lui è la prima volta che avrò un ospite di un gruppo sportivo militare, ma ovviamente non sarà il primo. Pian pianetto vi porto tutta gente, vi porto tutte cose interessanti, anche perché domani comunque abbiamo un altro ospite. Domani ci sarà un mio omonimo, ci sarà Alessandro della pagina
Track Spikes dai sogni dalla pista, qualcosa del genere, un nome lunghissimo, che è praticamente uno dei massimi esperti, secondo me, di scarpe chiodate, almeno a livello divulgativo è uno dei massimi esperti, e domani parliamo un po' di scarpe chiodate. Quindi, quindi sicuramente domani abbiamo un'altra live molto interessante, assolutamente. Nel mentre, intanto che aspettiamo un attimino che arrivi Leo, vi invito a fare domande a Leo, fare tutte le domande che volete, perché di sicuro sarà molto disponibile. Ovviamente non fate domande tipo banali del tipo ma se lancio così sono forte oppure no, capiamoci. Mentre belle domande sono, che di sicuro gliele faccio anch'io, come mai hai scelto il peso, se voleva fare altre cose, solite domande un po' per conoscerlo meglio, e comunque solite robette. Però ben vengano le domande dalla chat, immagino che saranno tante le domande dalla chat, quindi se non le leggo subito, se vedete che non interagisco subito con la chat quando poi entra anche Fabri, è perché banalmente magari stiamo parlando di un altro argomento e quindi le mando in coda. Tanto anche se spariscono dallo schermo, perché poi abbiamo un'altra grafica quando arriva lui, a quel punto poi io le recupero e pian pianetto. E quindi ecco, nel mentre vedo che state anche arrivando, anche questo diciamo pre-show serve un pochettino a far arrivare gente, perché sarebbe un peccato che Leonardo è ospite in live e ci sono due gatti, quindi ecco, facciamo arrivare gente, ecco, anche se poi so benissimo che la maggior parte della gente recupera queste live postume, perché tanto rimangono lì, belle, sempre disponibili sul canale. Infatti vi ricordo che ci sono anche tutte le altre live con ospiti, come per esempio settimana scorsa c'era Federica Curiazzi, quindi abbiamo veramente... cominciamo ad avere un po' di ospiti su Pillole di Atletica e pian pianetto andremo sempre ad aumentare, anche perché piuttosto che fare io le live da solo preferisco chiamare magari un ospite in più a settimana, vediamo un pochettino come procedono le cose. Comunque intanto fatemi sapere com'è questa chat nuova a schermo, perché prima era veramente bruttina, cioè prima era così la chat, vediamo. Prima era così, prima si presentava così la chat, sfondo nero, tristissima, mentre adesso è, secondo me, molto molto più simpatica che così. Quindi dai, secondo me è un bel upgrade, però per forza di cose adesso dovrò cambiare anche lo sfondo, perché forse il bianco sul giallo non ci sta così benissimo, devo un attimino vedere. Comunque ecco, nel mentre, ve l'ho detto, accumulate pure le domande che volete, io tanto qualcosina ho già, vi ricordando che appunto non è un'intervista, è proprio una bella chiacchierata, molto chill, molto scialla, per dire. Vi ricordo che quando è venuta in live Virginia Troiani abbiamo parlato una certa di anime e manga, perché appunto gli atleti non sono solo e soltanto delle macchine da sport, ma sono anche delle persone con anche altri interessi e bla 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 bla, solite cose che abbiamo sempre detto. Comunque la chat fighissima, bellissima nuova chat, perfetto, grazie ragazzi, sono felice che vi piaccia, perché stavo andando fuori di testa per cambiare la roba della chat, visto che YouTube non dà molte opzioni per quanto riguarda la personalizzazione, e quindi ho dovuto smattare non poco per fare questa roba qui. Comunque come al solito, poi magari siete nuovi di queste live, visto che vedo che sta arrivando un po' più gente del solito. Quando saremo in chiusura lo capite, perché io faccio la solita domanda a tutti gli ospiti, perché a me piace chiedere agli ospiti non la parte bella dell'atletica, cioè perché per te è bella l'atletica, perché sinceramente tutti abbiamo tante idee su cosa è bella l'atletica, tante motivazioni per dire l'atletica è bella. Quindi la mia domanda, l'ultima domanda che farò a Leonardo, è una cosa brutta dell'atletica. È proprio la mia domanda di chiusura di tutta della live. Solitamente quella è l'ultima domanda che faccio io. Poi di solito c'è spazio ancora per altre domande della chat, però la mia personale è quella. La cosa brutta per quanto riguarda l'atletica, perché si scoprono un po' di cose particolari. Grazie ragazzi che mi state facendo i complimenti sulla chat, e quindi grazie, cuoricino grande per tutti. Addirittura 28 presenti ancora prima che arrivi Leo, quindi direi tanta roba, direi tanta roba.
E poi per lei adesso è un periodo tranquillo, questa settimana mi sembra che è ancora tranquilla per lui, perché poi, ma poi se lo racconterà anche lui, settimana prossima già, questo fine settimana, se non mi sbaglio, dovrebbe andare in Sudafrica per il solito ritiro che fa durante l'anno per preparare poi la stagione all'aperto, perché quest'anno vi ricordo che è folle la stagione all'aperto. Visto che ci saranno i campionati europei, ci saranno i giochi olimpici, ci sono già stati la Coppa Europa dove... Vi ricordo che per grande sfortuna Leonardo non ha gareggiato visto che aveva un problema agli adduttori e per fortuna, per sicurezza, non ha gareggiato. Si sa mai, meglio evitare di farsi male proprio a una gara che, ok, la Coppa Europa è importante, ma non è di certo la gara più importante dell'anno e quindi Leo lì non aveva gareggiato, però diciamo che è andato decisamente bene ai campionati mondiali indoor dove si è portato a casa un bel bronzo, quindi tanta tanta roba. E quindi ecco, già alcune gare della stagione sono andate, però se ne aspettano ancora tante altre in crescendo di importanza, perché poi vediamo cosa dirà lui per quanto riguarda l'importanza anche delle gare che ci sono quest'anno, però avendo un campionato europeo in casa, spesso potrebbe essere visto come più importante rispetto poi al campionato mondiale indoor. Dove, tra l'altro, i campionati europei non c'è Krauser, visto che è americano. Visto che è l'unico attualmente imprendibile, quindi chissà cosa succederà. Tra l'altro, ciao 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 Raf, ciao a tutti. Se siete appena entrati, vi ricordo che adesso, tra pochissimo, Leo arriva. Un attimino di calma perché i treni sono sempre delle brutte bestie, non si sa mai quando si arriva a casa. Ma io volevo comunque entrare in pre-show, chiamiamolo così, pre-show prima che arrivi Leo. E poi, se avete domandine anche a me, fatemele pure, che intanto facciamo due chiacchiere. Tra l'altro, questa settimana c'è un piccolo sprazzico di stagione all'aperto, qualcosina potrebbe esserci ancora. Tra l'altro, a livello internazionale ormai è già partita la stagione all'aperto, non con cose super. Ma grazie tante, siamo inizio marzo, è normale che non partano cose super adesso. Però è qualcosina di interessante comincia ad esserci. Dai, è Trenitalia, sì, ma davvero, già usata troppe volte i Trenitalia quando dovevo andare all'università. Poi, per fortuna, ero più vicino al fare le cose pratiche di scienze motorie, potevo andare in macchina perché è veramente devastante. Usare i treni fa veramente ribrezzo come cosa. Quindi lo capisco. Capisco decisamente i vari ritardi che si possono avere grazie a Trenitalia. E tra l'altro, intanto, visto che siete un pochettino, vi anticipo che quest'anno di sicuro almeno a due meeting sarò presente, due meeting abbastanza importanti e in Italia, ovviamente. E sarò presente, farò qualche intervista, quindi quest'anno potremo avere altre interviste interessanti, quelle proprio vere e proprie interviste in pista. Bella la Switch dietro Ale, sì, la Switch, dov'è che è? Si vede da qui? No. Boh, comunque sì, ho la Switch, mi piace videogiocare, assolutamente. Infatti dietro da qualche parte ci sono anche tutti i vari videogiochi, c'è di tutto. Mi considero un bel nerd, ecco, diciamo che mi considero proprio nerd. Tra l'altro, la musica di sottofondo si sente perché io non la sento in cuffia, quindi ho la sensazione che non si senta un tubo. Non mi dispiacerebbe avere un po' di musica di sottofondo effettivamente. Che però pian pianetto, come vedete, le live stiamo pian piano andando avanti a gestirle e migliorarle pian piano. Meeting lanci lunghi a Terni? No, perché è decisamente lontano da me, poi non mi hanno invitato, ma in ogni caso sono decisamente lontano. L'intervista a Tebogo rimane qualcosa di leggendario. Sì, ma l'intervista a Tebogo è qualcosa di bellissimo, secondo me, ma per quello che c'è stato prima. Perché Tebogo faceva finta di spegnermi la videocamera intanto che io andavo a fare le interviste agli altri. Cioè, io stavo intervistando, lui passava dietro la videocamera, Tebogo, e faceva oh, così, faceva tipo il mago per dire adesso te la spengo, adesso te la spengo. E poi comunque l'ho intervistato e quando mi parlava io non capivo assolutamente nulla perché parlava in inglese molto veloce e quindi non capivo assolutamente nulla. No, al meeting internazionale di Avellino no, non ci sono. Gli italiani cadetti, spero di andarci come allenatore agli italiani cadetti. Perché ho un triplista che è vicinissimo a fare il minimo per gli italiani cadetti, minimi che ok non ci sono ancora, però
di solito non li cambiano praticamente mai, quindi agli italiani cadetti spero di esserci non come pillole di atletica, ma come allenatore, come Alessandro allenatore di chi gioca con la sabbia. E quindi speriamo, incrociamo le dita. Meeting di Lignano, sì, potrei essere di nuovo là anche quest'anno, visto che mi sono trovato veramente benissimo e l'organizzatore super gentile, tra l'altro vorrei invitarlo in live direttamente all'organizzatore, magari quando siamo più sotto, quando siamo più vicino glielo chiedo e non mi dispiacerebbe fare due chiacchiere con lui in live, anche perché a me piace farvi scoprire tutti i lati dell'atletica, quindi anche portarvi organizzatori, portarvi fotografi, portarvi ovviamente allenatori, portarvi proprio tutta la platea di chi ci sta intorno all'atletica italiana. E quindi far scoprire un po' l'atletica, piacerebbe portare anche i giudici, se mai ci arriverò a prenderli, vorrei portarvi anche quelli del Consiglio federale, si sa mai. E quindi vediamo, mi piacerebbe veramente portarvi tutto il mondo che ci sta intorno all'atletica in generale, non solo gli atleti sono comunque la parte principale, almeno uno ogni due settimane ve lo porto, ma voglio comunque portarvi anche tutto quello che ci sta intorno. E quindi secondo me è molto interessante anche da scoprire queste cose qua, perché l'atletica è sì fatta di atleti e dei risultati, ma anche da tutto quello che ci sta dietro. E quindi ecco che voglio proprio portarvi tutto quello che ci sta intorno. Nel mentre... live con Stefano May sarebbe bello, sarebbe veramente molto interessante, ma non credo di riuscire ad arrivare a lui adesso attualmente. Sono ancora un po' troppo piccolino, ecco, per riuscire ad arrivare a Stefano May. Però, chi lo sa, in un futuro, chi lo sa dove si può arrivare. Io ho grandi speranze su pillole di atletica, mi sto sbattendo veramente tantissimo per farla diventare un qualcosa di grande, di... Non dico serio, perché serio sembra quasi una cosa istituzionale, vuole essere una cosa comunque molto scialla, tranquilla, però qualcosa di... passatemi il termine, un po' un pilastro della community di atletica italiana, cioè essere comunque una sorta di punto di riferimento, non perché io sono bravo assolutamente, ma è perché vuole essere un punto di aggregazione, un punto in cui chiacchieriamo molto tranquilli, niente polemiche, perché se vedete io non ho mai fatto polemiche nelle varie live, nelle varie video, nelle varie cose che scrivo, non mi piacciono assolutamente le polemiche, cercare il lato positivo anche dell'atletica, di tutte le varie cose. Per esempio, se uno non va bene in gara, non mi piace dire no, ha fatto schifo, mi piace dire vabbè, stavolta è andata male, vediamo di riprenderci per la prossima volta. È proprio una cosa diversa rispetto a quello che si vede spesso e volentieri, e quindi ecco, mi piacerebbe arrivare a essere il punto di riferimento felice, ecco, per l'atletica, il punto non polemico, non rompiballe, in poche parole. E quindi sto lavorando per arrivare lì, anche perché banalmente io sono così e quindi voglio arrivare lì. Dopo Fabri si punta Simonelli e One Piece. Sarebbe bello invitare Simonelli in live, però lì veramente c'è il grosso problema che ci mettiamo a parlare di One Piece tutto il tempo. Ed è un grosso problema, perché veramente piace un sacco anche a me One Piece e potremmo veramente parlarli. Hai mai pensato di assumere anche altre figure al team di PDA? No, a parte perché assumere il guadagno forse 20 euro al mese io, quindi no, ma integrare altre persone no, perché sono un grande rompiballe su chi lavora con me e quindi voglio avere io il controllo su tutto. Cioè, per me pillole di atletica sono io, tra virgolette, e quindi non riuscirei a condividere la cosa con qualcun altro. Su questo è un po' il mio limite, assolutamente. Un conto è un progetto che parte da zero e quindi lo si crea fin dall'inizio con qualcun altro, allora sì, il lavoro di gruppo, il lavoro di team mi piace tantissimo. Ma se è una cosa che parte da me, che inizio io e poi devo integrare qualcun altro, faccio fatica, ammetto il mio limite, però faccio veramente fatica. E quindi no, attualmente non ho assolutamente intenzione di integrare con qualcun altro. Cioè, già tanto che fortunatamente ho tre moderatori per il gruppo WhatsApp, e quindi già lì tanta roba, però altrimenti sarebbe un disastro.
ma non riuscirei poi a integrare veramente qualcun altro insieme totalmente a me. Ale, in che anno hai fatto la prima gara? In quale disciplina? Ho iniziato a fare la prima gara nel 2011, era aprile, e mi ricordo anche la gara, anche perché ho lì la medaglia, e ho fatto salti in lungo. Prima gara è stata salti in lungo, ma ho iniziato tardi perché la prima gara l'ho fatta da allievo. E ho iniziato veramente tardi a fare atletica, l'ho scoperta soltanto nell'estate del secondo anno cadetto, e da lì, ora che ho fatto la prima gara, è arrivato la categoria allievi. Quindi ho iniziato molto tardi, mi sarebbe piaciuto iniziare molto prima, però vabbè, sono stato un po' limitato da quel punto di vista, però in ogni caso non è che avrei fatto grandi cose comunque, anche se avessi iniziato prima. Però veramente a me l'atletica ha svoltato completamente la vita. Senza l'atletica non avrei mai fatto scienze motorie. Cioè, io scienze motorie, la laurea, l'ho fatta solo e soltanto in funzione dell'atletica. A me interessava soltanto quello, poi certo ho imparato anche altre cose, ma senza l'atletica sarebbe stato totalmente diverso, senza l'atletica non avrei mollato medicina. Tra quanto viene, ma appena scritto che arriva, quindi credo questione di 5 minuti, ora che sistemiamo tutto, ma 5 minuti massimo e arriva. Ciao Karim, benvenuto. E quindi ecco, l'atletica l'ho iniziata tardi, ma per fortuna che l'ho iniziata, perché veramente sarebbe stato tutto molto molto diverso altrimenti. Comunque sì, adesso un attimino, appena entra in chiamata, devo sistemare un attimino la grafica, perché come al solito è tutta un po' incasinata quando si inizia la live, e poi ci siamo e smetto di parlare io, lascio la parola a lui, che almeno è lui il protagonista, e io faccio solo qualche domanda, faccio, diciamo, moderatore, prendo le cose dalla chat, le passo a lui, quindi molto molto easy. E ecco, il fatto di aver detto che ho fatto la prima gara di atletica nel 2011 e io tra le atlete ho delle 2012, mi viene male. Cioè, c'è gente che alleno, che è nata dopo che io ho fatto la mia prima gara, ma dicevo no. No, viene mega strano. E appunto Nicola mi ha anticipato quello che ho appena detto. Infatti, quando consigli di fare il corso istruttore? Il prima possibile, perché almeno un po' te le liberi. Perché corso istruttore io ho fatto per ora il precorso. Il corso vero e proprio lo farò soltanto a settembre-ottobre, perché passano 6 mesi tra il precorso e il corso vero e proprio, almeno qua in Lombardia. E quindi poi non so. Però il precorso non è che mi sia servito molto, ma anche perché io ho la laurea in scienze motorie, tutte le cose le sapevo già. Dipende dalla tua conoscenza dell'atletica e se hai esperienze già o meno per quanto riguarda il fare l'allenatore. Cioè, magari uno che allena da 20 anni, si informa sempre, studia, non gli serve tantissimo, almeno il precorso. Il corso vero e proprio dovrebbe essere più approfondito. Però di certo è utile se vuoi poi imparare a fare l'allenatore seriamente. Cioè, io il corso istruttore parto un po' prevenuto, lo ammetto, perché penso che non mi insegneranno chissà che roba, ma spero di sbagliarmi. Però mi servirà poi, perché tra un paio d'anni, 3 anni, quelli che saranno, vorrò fare il corso allenatori, che è quello molto più specifico. Perché io sono cadetto, ma penso appena faccio 18 faccio il corso istruttori. Ma fai bene, se ti interessa anche... qua a Bergamo, che sto facendo lì il corso istruttore, c'era qualcuno, mi sa, juniores, quindi 18enne, 19enne, quindi gente anche che appena compie 18 anni lo fa. E anche parlando con loro mi hanno detto, no, io gareggio ancora, voglio farlo ancora, voglio imparare, poi non si sa mai. Oltre alla grande passione per l'atletica, che lavoro fai? Lavoro, vabbè, come allenatore di atletica, lavoro nelle scuole come esperto di atletica, che è una figata clamorosa come cosa, e che tra l'altro ero anche stamattina in una scuola a fare atletica, ho fatto fare salti in alto, i blocchi di partenza e anche un po' di peso, e poi altre cose che faccio sono un dopo scuola, e dopo scuola che però una noia mortale, ma quello è un altro discorso, e ogni tanto lavoro nei centri estivi, almeno l'anno scorso ho lavorato tanto nei centri estivi come responsabile dello sport, diciamo così, quest'anno però farò molto meno perché non c'ho assolutamente voglia. Vedremo dove arriveremo. Nel mentre...
Nel mentre aspettiamo ancora 2 minuti, poi ci siamo. Io penso di avere una conoscenza molto vasta sull'atletica. Allora, probabilmente il corso di istruttori non so quanto ti possa servire, almeno a livello teorico. Poi a livello pratico, comunque, a volte serve vedere anche cose che si sanno già, secondo me. Serve proprio rivedere cose che si sanno già, anche per ricordarsele, e quindi secondo me in ogni caso può essere utile il corso istruttore, ma anche banalmente perché ti dà il patentino, diciamolo così, patentino, che ci capiamo tutti. E quindi ecco. Nel mentre il buon Leo c'è, datemi un attimo che sistemiamo tutto. Aspettate che io ho il cervello limitato, non riesco a fare due cose insieme. Eccolo qua, quindi voi non sentirete nulla, ma io sì, vi lascio sentire me. Ciao Leo, guarda, non sei ancora in live, che sto provando a sistemare un attimo tutto. Vai tranquillo Leo, tanto i ragazzi sentono me. Sì, ti sento bene. E... ragazzi, datemi un attimo, mi muto 2 secondi. Ragazzuoli, ci siamo, adesso smuto anche il buon Leo ed eccolo qua, Leo sei in live. Mi raccomando ragazzi, se Leo si vuole riguardare la live, fate uno spam di cuori per il suo arrivo, quindi nel mentre, ciao Leo, benvenuto. Ciao, grazie dell'invito. Ma grazie a te, grazie mille a te che ci dedichi il tuo tempo. E per rompere un po' il ghiaccio, volevo subito farti una domanda che non c'entra con la tua specialità. Nel caso non esistesse il getto del peso, proprio non esiste, non puoi scegliere il getto del peso, e devi scegliere un'altra specialità, e sei bravo comunque, allo stesso livello, puoi dire anche la marcia, e saresti comunque terzo ai mondiali indoor, saresti comunque secondo ai mondiali outdoor, stesso livello, cosa scegli? Allora, mio babbo faceva i 100 metri e quindi 100 metri magari per lui. Mi ha sempre detto, quando ero piccino mi ricordo, diceva sempre, parlando con me e mia mamma, che avrebbe voluto un figlio velocista, quindi un 100 metri per farlo contento, dai. Ci sta, bella, bello, che avevo paura che dicessi magari lancio del disco, comunque un altro lancio, invece mi piace che vorresti spaziare così tanto. Ah sì. Poi Leo, volevo domandona mia proprio personale, quando l'anno scorso sei arrivato secondo ai mondiali all'aperto, cioè veramente secondo me, non so se l'avevo detto a qualche parte, comunque credo di sì, per me è stata l'emozione più grande di tutti i campionati mondiali all'aperto, perché sinceramente è stato inaspettato. Grazie. Cioè tu, ok, che sì. A questi mondiali indoor vai anche, no scusami ti ho fermato, vai cioè anche a questi mondiali indoor sei andato veramente fortissimo, hai spaccato tutto, però era già più, diciamo, prevedibile, mentre l'anno scorso all'aperto non so in quanti credessero che tu ce la potessi fare, andare sul podio, tra l'altro all'argento, cioè veramente è stato talmente inaspettato, talmente bello,
che è stata, credo, un'emozione enorme per tutti gli appassionati. Ah sì, no, l'anno scorso è stato veramente speciale, e ho visto tanta gente piangere, e anche persone che non avevo mai visto una gara di lancio del peso, quindi non sapevano neanche chi fossi, non sapevano la mia storia, non sapevano cosa fosse appunto il lancio del peso, e è stata veramente un'emozione incredibile, oltre ovviamente alle emozioni mie, della mia famiglia che comunque erano in tribuna, il fatto di vedere che persone che appunto fino a 2 minuti prima non mi conoscessero neanche, si siano messi a piangere, si siano emozionato, comunque di avergli reso una serata migliore a quelle persone mi fa stare veramente bene, e penso sia la parte più bella dello sport, perché veramente per me è solo lancio del peso, però quando appunto vedi persone emozionarsi è veramente la soddisfazione più grande che possa avere, al di là di soldi, medaglie e tutto, è veramente bellissimo. Sì, ma anche perché arrivavi anche da 2 stagioni veramente difficili, se non mi ricordo male, cioè certo, anche tra la pubalgia, certo. Giusto? No, però sì, pubalgia, l'anno prima il Covid, però ci ho sempre creduto, insomma, io sicuramente nessuno credeva in una medaglia, se non io, e sono stato bravo, insomma, a crederci, sapevo di stare molto bene, e sapevo di avere nelle braccia misure importanti, però proprio anche mi ricordo le ultime 2-3 gare prima dei mondiali avevo paura di fare tanto per poi arrivare al mondiale scarico, invece è andata bene così per fortuna, però mi ricordo proprio quest'ansia quasi nel performare troppo per arrivare poi ai mondiali scarico, quindi è stata veramente una bella emozione tutto. Ma immagino, ma te sei sempre stato, so che sei sempre stato pesista, ma all'inizio era stato subito amore con il peso, oppure lo facevi inizialmente perché eri bravo? Cioè, hai vinto comunque gli italiani cadetti, quindi di certo eri bravo. Ma allora, sinceramente all'inizio mi piaceva più il lancio del disco. Mm. Però mi ricordo da secondo anno junior, in allenamento facevo misure pazzesche. Sono arrivato a fare anche 65 metri in allenamento, ma in gara ho finito con 58. Cioè, proprio... E ho provato sto odio enorme per il lancio del disco e da lì ho detto basta. Il peso invece è il contrario, in allenamento mi ricordo, questo l'anno dopo, dal primo anno promessa, avevo fatto un allenamento il giorno prima di una gara a Castiglione della Pescaia e avevo misurato 16,10, il giorno dopo 19,30 in gara, alla quindi 3 metri più poi in gara rispetto a... E da lì ho detto mi spiace per il disco, bellissimo, ma... Lo mettiamo in parte perché mi sa che il peso funziona un po' meglio qua. Vabbè, poi io ho un ricordo, non chiedermi da dove arrivi, non chiedermi se è vero o no, cioè te lo chiedo io se è vero o no, che tu nel lungo da fermo fai 3 metri. È vero oppure? Sì. Ah, ok. Sì, no, di record lungo da fermo 3,20. Alla faccia, perché... Devi sapere che io ti sfrutto spesso quando ci sono i lanciatori o che devono magari fare lavoro generale, tipo qualche balzo, qualche sprint, e dico ragazzi guardate che uno dei nostri punti di diamante della nazionale, il lanciatore Fabbri, ne fa peso ma fa comunque oltre 3 metri di lungo da fermo, quindi vi serve, e quindi ti sfrutto abbastanza, no, io come cosa. La mia fortuna è di aver fatto tutto nell'atletica fino a 14-15 anni, quindi comunque ho sempre fatto gare di salti in lungo, ho sempre fatto velocità, ostacoli, salti appunto alto, lungo, e sono caratteristiche che adesso mi ritrovo in pedana, perché comunque io sono uno da 2 metri per 120 kg, però comunque sono molto veloce, sono molto esplosivo, sono molto reattivo, e queste cose sono sicuro che ce l'ho da quelle esperienze lì. Infatti anche i miei genitori, per fortuna mio babbo, avendo fatto atletica, ne capisce tanto. E mi ricordo da piccino voleva per forza farmi iscrivere ad atletica, perché sapeva, avendomi visto, che già da piccolo avevo un fisico importante, sono sempre stato molto alto, non grosso così, però sempre tanto alto. Insomma, aveva capito quanto fosse importante per me iniziare facendo atletica, in modo da conoscere il mio corpo, essere in grado di muoversi, di coordinarsi, di correre, di saltare, usare i piedi soprattutto, e senza quel lavoro lì non sarei qua sicuramente.
Ma quindi te sei nato sulla pista di atletica o hai fatto altro prima? Hai fatto qualche altro sport? Ma allora, ho sempre fatto atletica, però via via nel tempo ho sempre alternato con altri sport. Il problema è che ero bravo in tutto. E a me piace tanto il calcio. Che poi c'è sta cosa bella, io ho fatto calcio 2 anni e basta alla fine. E quest'anno ho giocato per una squadra del mio paese. E secondo me ero fortissimo a calcio, ma io proprio me ne vantavo tantissimo. Facciamo questa festa dello sport, subito dopo il mondiale mi hanno chiamato lì a fare un discorso. Vado lì e si presenta quello che mi allenava quando giocavo. E mi fa, abbiamo fatto bene a dire a tuo babbo di ritirarti dal calcio perché si era visto non eri buono. Ho detto, ma come? Non gli avevo potuto tirare uno schiaffo. No, Leo lo fai Però, partire nell'iperuranio se tiri uno schiaffo a qualcuno, te. mamma mia. Mi sono rimasto malissimo. Io ero tutto proprio fiero di me, visto dopo il mondiale, super felice, super. E lì mi ha proprio ributtato sulla terra. Ho detto, Madonna. Però vabbè, è andata benissimo così, non rimpiango niente. Però sì, ho provato tantissimi sport, quello sì. Beh, puoi fare come ha fatto Sempre Bolt, comunque facendo atletica. quando ti ritiri, poi vai a fare calcio come Bolt. Ma se il fisico mi regge, volentieri. Dalla chat ti chiedono, secondo te quanto ha influenzato il periodo della pandemia per la tua esplosione? Cioè, come è stato poi? E allora, nel breve tempo ha influenzato tanto in negativo. Cioè io a marzo, io venivo da una stagione indoor bellissima dove facevo, sono passato da fare 20 metri a fare 21,50, 21,40 ogni gara. E lì per lì fermarmi è stato, cioè mi ha devastato proprio. E io comunque sono stato 2 mesi proprio senza fare niente. Facevo giusto un po' di addominali in casa, giocavo alla PlayStation, penso 5-6 ore al giorno, la spengevo solo per Leo, ti mangiare fermo e subito. Domanda importante, a cosa giocavi? per dormire. A FIFA, Ultimate Team. Ok. E io praticamente ho fatto 2 mesi così, poi mi sono rimesso sotto appena abbiamo potuto. E in un mese ho fatto 21,99. Quindi comunque un mese di allenamenti soli, dopo aver mangiato un casino, fatto tutto tranne che vita d'atleta, perché insomma non è di certo la vita che sta facendo adesso, quella di giocare alla play, mangiare e basta. Poi comunque quell'anno lì c'erano le Olimpiadi, io stavo veramente bene, bene, bene prima del lockdown. E quindi poi l'ho preso io il Covid, quindi nel breve, secondo me mi ha penalizzato tantissimo, però vedendo anche quest'anno i risultati dell'anno scorso, senza il Covid, secondo me non sarei dove sono adesso perché mi ha fatto soffrire tantissimo, ma mi ha reso veramente forte di testa, forte fisicamente. E quindi ecco, magari senza Covid, quelle Olimpiadi lì l'avrei fatta bene, però sarei una persona molto più debole mentalmente. E quindi ho sempre odiato quel periodo lì del Covid perché mi ha levato tanto, sono rimasto fuori dalla finale olimpica per 10 centimetri, però veramente mi sento una persona migliore, un atleta più forte, e quindi adesso insomma lo ringrazio, anche quel brutto periodo lo ringrazio. Beh, ci sta, ci sta. Cioè, immagino che devono essere stati mesi difficili, specie per te, abituato ad allenarti sempre, costantemente. Cioè, ti ha distrutto la routine praticamente. E anche ricominciare sarà stata dura all'inizio. Sì. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Però un bel lockdown da 2 settimane ogni anno lo firmerei la petizione per Beh, ma farlo. post stagione, tipo post Giochi Olimpici quest'anno, comunque quando chiudi la Sì, stagione, certo. cioè stacchi completamente per un pochettino. Sì, 10 giorni, 2 settimane massimo, qualcosina stacchiamo sempre. Beh, ci sta, assolutamente. Cioè, se no Giustamente. diventi cotto di testa se non stacchi mai. Sì. Comunque anche adesso abbiamo staccato dopo le indoor 1 settimana. Alla fine sono cose che ci vogliono, perché di testa. Io poi sono bravo quando c'è da concentrarsi, mi concentro, però. E comunque non mi pesa fare questa vita qua.
però comunque fa sempre bene stare un po' tranquillo con la famiglia e gli amici a casa, insomma. Che poi adesso vai in Sudafrica di nuovo, In Sudafrica, sì. come sempre, ormai Martedì, praticamente partiamo seconda martedì. casa. Sì, partiamo martedì, facciamo 4 settimane di ritiro e forse ci incastriamo anche una gara in Botswana il 14 aprile, mi sembra. E quindi bene, dai, sono molto, molto carico. Ma da quant'è che andate in Sudafrica? Perché sento ogni anno che andate in Sudafrica ad allenarvi di qua e di là, però non mi ricordo mai quando avete iniziato. Nel 2020 abbiamo fatto il primo raduno. Proprio siamo tornati, abbiamo fatto le indoor, lockdown. Gioia, Però che pazienza. grandissima gioia. Mamma mia, sì. Però no, bellissimo, Sudafrica, veramente bello, bello, Che, se non mi sbaglio, è di origini lì Veir, giusto? sì. Che poi, cioè, bellissimo vedere voi perché se state crescendo insieme, proprio come misure, come pesisti, è veramente spettacolare. Cioè, bello. Poi. Sì, no, bello, è bello così, insomma, anche vedere due che comunque si giocano tutto, ma che comunque sono amici, è una cosa bella da vedere. Da dentro è bello, ma anche da fuori Sì. sicuramente è una cosa bella. Assolutamente, ma proprio bello, cioè, ti assicuro che è bello e fa venire proprio voglia anche, secondo me, anche più piccoli di dire, beh, ma comunque il peso, siamo forti in Italia, dai, proviamolo almeno, facciamolo. No, infatti sono contento anche di quello. Ultimamente sto ricevendo tanti messaggi di ragazzini, cadetti, ragazzi che mi dicono che vorrebbero diventare come me. O uno bellissimo mi ha detto: ecco, sono con sto mio amico, ti stimiamo un sacco, sogniamo un giorno di diventare come te, Ah, Zayn. E bello, bello. questi sono messaggi bellissimi, insomma. Ti chiedono, secondo te è tanto importante l'altezza nel peso? Cioè, detto da uno di 2 metri. Ma allora l'altezza sicuramente aiuta. L'altezza aiuta perché comunque io essendo 2 metri, ma rilascio il peso a 2,70 m, 2,80 m, e sono cose che aiutano. Però uno dei migliori, il secondo miglior pesista al mondo è Joe Kovacs, e penso non arrivi al 1,80 m. Ah, non sapevo la sua altezza. Particolare, Quindi interessante. ecco, sicuramente aiuta. Comunque Joe Kovacs per fare quelle misure ha alzato non so quanti chili, quindi comunque molto forte. Sicuramente aiuta, però ecco, se sei più basso, già 1,80 m, 1,85 m, magari non da allenarsi come faccio io, però i risultati li puoi fare se ci credi e lavori duramente, i risultati li fai. Leo, parlando un po' di cose extraatletica, altre passioni che hai, oltre al calcio che hai accennato prima? Cioè, riesci a seguire comunque qualche tua passione? Ma ultimamente mi sto appassionando molto di buddismo zen, sto leggendo un sacco di libri e mi stanno aiutando tantissimo nella concentrazione, nel gestire i pensieri, nella vita normale, ma soprattutto anche poi in pedana. E sto leggendo proprio, sono diventati una droga, proprio una settimana, leggo, finisco, compro, leggo, finisco, compro. E quella è una bella passione che mi sono creato nell'ultimo anno. Meditazione anche è una cosa appunto sempre legata a quel discorso lì che mi sta aiutando tanto. Tutta una serie di routine che ho. E poi mi piace giocare videogame sempre per passare un po' il tempo, anche per staccare un po', no, dall'allenamento. Comunque ecco, le giornate sono lunghe, gli allenamenti pure sono lunghi, però i tempi morti ci sono e quindi è sempre bene, secondo me, tenersi occupati facendo qualcosa. Poi, Vabbè, sì. beh, quando sono a Firenze, ovviamente mi piace andare in centro, mangiare toscano da qualche parte, una bella bistecca. No, Poi sì, cinema, comprensibile. magari mi piace molto andare al cinema, quello sì, vado sempre molto volentieri. Vai, film preferito o comunque che c'hai in mente ultimamente, così per il genere in generale anche.
Allora, mi piacciono molto gli horror. Gli horror o i film di De Sica? De Sica a me mi fa pisciare addosso, mi fa schiantare. Non so perché fa sti film che sono stupidissimi, però mi fa troppo ridere De Sica. Quindi De Sica, Pieraccioni, il Ciclone, non so se l'avete mai visto. Sì, presente. Da fiorentino magari fa un po' più ridere, però il Ciclone è uno dei miei film preferiti, mi fa sbellicare delle risate, una roba pazzesca. Rocky, un po' tutti i Rocky, tranne gli ultimi due non mi sono piaciuti tanto, però Rocky tutti belli. Però sì, adesso Spazi sono andato a abbastanza. vedere. Sì, no, non c'ho tanti, non sono uno che c'ha questo, sempre uno abbastanza, insomma, aperto un po' tutto per la questione dei film. Ma da cadetto chiedono in chat, quanti allenamenti specifici facevi o quanto ti allenavi in generale da cadetto, se ti ricordi? Allora, da cadetto facevo tre allenamenti a settimana da primo anno e poi sono passato a quattro da secondo anno facendo due allenamenti di lanci e due generali. Che tra l'altro da cadetto ricordo che avevi preso anche il record italiano indoor nel peso. Tanta roba. Tanta, tanta. E infatti, già che sei stato forte fin da Bellissimo. subito, quando è che hai capito più o meno che era sarebbe potuto essere il tuo futuro l'atletica? Ma allora, da primo anno cadetto l'ho capito, perché praticamente andiamo a fare i campionati italiani a Jesolo e io ero tipo quindicesimo, sedicesimo tra gli iscritti. E arrivo lì al penultimo lancio, faccio 1 metro di personale e arrivo terzo. E da lì ho detto: Madonna, mi piace troppo questa vita qua, voglio fare questo. Voglio fare questo, ce la devo fare. Ci ho sempre creduto veramente tanto. Ho sempre creduto tantissimo in me stesso. E non ci ho mai pensato più di tanto. Cioè, io andavo agli allenamenti perché per me andare agli allenamenti è sempre stato divertimento, anche adesso. Cioè, non lo vedo come lavoro, oddio, mi fa fatica, non voglio andare. Sempre divertimento. Cioè, come da bambini, magari a me mi suonavano il campanello, oh, porta il pallone, vieni, andiamo a giocare, no? Per me adesso è uguale, fare gli allenamenti, anche uno duro, anche un allenamento duro, insomma, per me è puro divertimento e quindi si fa sempre super volentieri. Ma non c'è un allenamento che magari, per una tipologia di allenamento che quando devi farlo dici no, Dio che sbattimento, no, oggi no. Ti capita con qualcosa o? Ma magari in palestra d'inverno, quando c'è da fare lavori un po' più lunghi, con lo strappo. Roba comunque lunga, ma anche molto nervosa, che stancano, quello sì, però non è che odio, ecco, magari mi piace un po' meno, però sai che poi quel lavoro ti farà fare i risultati, e quindi stringi i denti e vai. Vabbè, giustamente alla fine è il tuo lavoro Ah, effettivamente. Quindi, certo. in chat dicono: quando hai fatto 22-34 i mondiali e poi il nullo a 23, questo qua l'hanno sentito in tutto il palazzo, che perché si è messo a urlare. E dice: peccato che non diano tanto spazio televisivo al peso, perché comunque è appassionante. Eh sì, no, alla fine è una roba su cui combattiamo ormai da diversi anni. E stanno un po' cambiando le cose adesso, però sì, si dovrebbe lavorare, cioè si dovrebbe, insomma, chi si occupa di queste cose, insomma, dovrebbe, insomma, non perché si parla di me, ma perché, insomma, stiamo parlando di due italiani che sono tra i migliori al mondo e quindi sicuramente meriteremo qualcosa di più a Glasgow. A Glasgow la regia è stata imbarazzante, hanno fatto vedere un lancio in differita e un lancio in diretta. Decisamente. E è stato decisamente imbarazzante, speriamo che capiscano, perché comunque tutti seguono, insomma, una disciplina in cui ci sono non solo uno, ma due atleti che possano lottare per medaglie mondiali olimpiche. Tutti vogliono vedere in Italia, chi è appassionato d'atletica o comunque di sport, lottare due italiani, insomma, per medaglie importanti. Quindi magari non so, sicuramente non è affascinante come può essere un 100 metri, però
appunto, soprattutto in Italia, quando si parla di atleti italiani, no, ma infatti, cioè, infatti ti dico che io ho apprezzato tantissimo che quando ti ha intervistato la caporale, la prima cosa che hai detto te, primo, secondo, comunque giù di lì, che hai detto guai a chi dice che Weir è andato male, perché comunque è arrivato quarto, cioè è veramente assurdo anche, no, lui. Certo, certo. Cioè, infatti mi è piaciuto un sacco quando l'hai detto, perché lì si è visto prima di tutto il bellissimo rapporto che avete. E poi anche per far capire, ragazzi, sì, sono forte io, ma comunque anche lui è andato benissimo. Cioè, siamo forti in Italia, proprio nel peso. Cioè, grande, esatto. Veramente. Esatto. No, secondo me è stata una cosa giusta da dire, perché purtroppo qua già insomma un quarto posto... Cioè, quando arrivi quarto con un altro connazionale terzo, sembra, capito, che uno è fenomeno, che ha fatto 10 centimetri in più, invece l'altro è quello scarso, capito? Queste robe purtroppo non vanno bene, c'è poca cultura sportiva, però ho proprio visto, insomma, che in tanti hanno apprezzato e hanno capito il valore dei due risultati, quindi mi ha fatto molto piacere, però appunto per me era la cosa giusta da dire. No, ma infatti ti ho detto, ho apprezzato tantissimo come cosa, è stato veramente bello da sentire, vedervi lì così, entrambi, tutti e due insieme così, ma anche perché in generale vedo che c'è un bel gruppo di lanciatori, ma siete, mi sembrate molto affiatati, ho visto i video della Coppa Europa, quelli che ha messo l'atletica italiana, che eravate lì, che vi divertivate, sembravate proprio un bel gruppone, una bella squadra. Ah sì, no, ma guarda, io... ho vissuto anche la generazione prima di lanciatori e di nazionale. Io mi ricordo la prima nazionale che ho fatto è stata a Berlino 2008, gli europei, e ti assicuro che il clima era bruttissimo. Bruttissimo, cioè tutti i gruppetti. Io ero la prima nazionale, nessuno veniva a parlarmi, stavo solo con i lanciatori. E ti assicuro che la vivi malissimo, perché già c'hai l'ansia, lo stress per le gare. Se poi i tuoi stessi connazionali, insomma, non ti rendono partecipe. E io sta cosa l'ho proprio vissuta sulla mia pelle. E quindi io penso di essere un bravo uomo spogliatoio, come si dice nel calcio, no? Che è quello fa gruppo, e sono uno che comunque gli piace sempre scherzare, avere un bel clima sempre intorno, no? Poi quando c'è da fare sul serio, sono il primo a fare il serio. Però quando c'è da dire una cavolata, da far ridere qualcuno, a me mi piace un sacco, perché so quanto sia importante questo fattore qua. E adesso a Glasgow è stato bellissimo, perché vedi un Mattia Furlani 2005 che va da Paolo, il mio allenatore, a salutare, fa: oh, terzo, a posto. E ti dicevo, se ha 19 anni ti permette di dire così a Paolo dal solito. però bello, insomma, e alla fine questi risultati secondo me sono anche frutto di questo bel clima che c'è tra tutti, perché veramente andare lì e trovarsi con tutta la squadra insieme, tutti amici, tutti che scherziamo, stiamo bene, ridiamo, è fondamentale, fa la differenza. Vabbè, immagino, cioè, deve essere proprio bello anche così, però non pensavo che in passato fosse più... se la si vivesse un po' peggio a livello di nazionale. Sì, sono sempre stati un po', anche parlando con Paolo, ma ha sempre detto, insomma, quanto ci fossero queste divisioni per specialità, per settore. Invece adesso insomma tutti la viviamo più tranquilla, anche siamo tutti proprio anche amici, capita di vedersi anche fuori dalla pista d'atletica, non tanti, e appunto i risultati così non arrivano per caso, ecco. Immagino, infatti. Ma a proposito del gruppo, del vostro piccolo gruppo, siete solo te e Weir, oppure siete Paolo, allena anche qualcun altro? C'è un sudafricano che ha vinto il mondiale a Tampere 2018, che si è unito a noi a dicembre, e siamo in tre adesso. Beh, bel gruppettino, perché alto livello in tre, cioè, ci sta, bello. Sì. No, assolutamente. E poi, ma in Sudafrica poi fate cose diverse rispetto a qui, oppure fate le stesse identiche robe? Cioè, Allora, il lavoro è diverso, ma perché è un periodo dell'anno particolare. Comunque, di solito facciamo novembre, dicembre, gennaio, e sono i periodi in cui c'è più volume,
quindi allenamenti più tosti, volume di lanci più alto. Adesso a marzo pure aumenteremo un po' il volume di lanci, il volume di lavoro. Quindi cambia il lavoro rispetto all'Italia, ma giusto perché siamo in questo periodo dell'anno in cui possiamo permetterci di lavorare tanto. E poi, cioè, quest'anno è una cosa veramente folle come gare, ci sono 12 miliardi, siete veramente super impegnati. E ovviamente te sei andato benissimo ai mondiali indoor, però come importanza ti sei dato una scala, ovviamente immagino prima di tutti i giochi olimpici, e poi tutti gli altri sono stesso livello o qualcosa di più importante? Ma beh, Roma sicuramente le approccerò come se fossero le Olimpiadi, perché un europeo a Roma non mi ricapiterà mai, penso, e quindi me lo voglio godere. E comunque gareggiare in casa mi gasa tantissimo. A Firenze, ogni volta gareggio a Firenze sembravo indemoniato, non so che c'era lì, ma insomma, mi piace. E quindi lì magari non arriverò nella condizione in cui arriverò a Parigi, però insomma sono sicuro che uscirò avendo dato tutto, e con una bella gara soprattutto. E poi Parigi, c'è neanche bisogno di dirlo. Esatto, esattamente, è la gara Parigi, ovviamente. La gara, esatto. Anche perché poi adesso, ok, sono passati soli 3 anni, però la prossima è tra 4, quindi... Ah sì. Decisamente. Ti chiedono dalla chat se hai qualche atleta italiano a cui ti ispiri, o cioè presente, passato, che le tue ispirazioni in generale. Ma allora, io da atleta fiorentino mi è sempre piaciuto molto Andrei. Alessandro Andrei. E comunque mi ricordo anche da piccino, mio babbo l'ha conosciuto, si allenavano insieme. E mi raccontava di quanto fosse forte sto Alessandro Andrei. E mi ricordo da piccino iniziava a lanciare in allenamento abbastanza lontano e diceva: mamma, ma quali sono i record? Io guardavo sempre i record, no? Ci mettevamo lì al computer, record toscani, record italiani, record provinciali anche. E mi ricordo c'era sempre sto Andrei, ho detto: madonna, ma è forte sto Andrei, c'ha tutto lui. E poi ho iniziato a andare su YouTube, guardare video di Andrei, e mi sono appassionato anche grazie a questo, al lancio del peso. Quindi italiano lui, e poi appena iniziato a girare mi piaceva molto il lancio di Paolo, quindi poi anche Paolo comunque lo guardavo, penso sia una delle tecniche più belle che ci sia tutt'oggi nel peso di rotazione. E poi mi sono innamorato di David Storl, il tedesco. E una delle prime gare che ho visto in diretta è stata la gara nel 2011, dove vinse il mondiale all'ultimo lancio a 21 anni. E vincere un mondiale a 21 anni è impossibile. Nel peso, cioè nel peso veramente. Nel peso è impossibile. Cioè, te passi dal 6 kg al 7 kg, dal 6 al 7, e fidati che vincere un mondiale a 21 anni è impossibile. E io in quel lancio lì mi sono proprio appassionato e andavo agli allenamenti proprio e copiavo lo stile di lancio suo. Mi vestivo come lui, con i calzettoni un po' più alti, giocavo con il peso come faceva lui. Sono cose che faccio ancora oggi, però insomma, posso non è un vanto, però posso dire di averle copiate a lui. Infatti in chat ti chiedono se l'hai mai incontrato Alessandro Andrei. E ci siamo incontrati da cadetto e ho le scarpe autografate, però adesso venerdì sera abbiamo una cena io, lui e Paolo, quindi beh, non vedo l'ora, mi sento emozionato come vabbè, immagino. Natale, per andare a scattare i regali, ma posso ben immaginare una bella bistecca ben cotto o il sangue? Beh, non ti rispondo neanche qua, scusa ma perché l'avevano chiesto anche in chat prima. Beh, se qualcuno dice ben cotta, non ci siamo. Da buon fiorentino, giustamente. Non c'è niente dalla vita se mangiate la bistecca ben cotta. A Firenze non te la chiedono neanche. Ti chiedono quanti chili vuoi e te la portano. Bestia.
però posso bene immaginare, per carità. E ti chiedono anche se segui qualche piano nutrizionale. Sì, e sto seguendo la dieta Zona con Diego Fortuna, che è stato, insomma, un grande discobolo, quindi comunque sa le esigenze dei lanciatori, e fuori dalle gare, in gara, in palestra, e mi sto trovando veramente bene. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro nell'ultimo anno e ho perso diversi chili, sono arrivato al 14% di massa grassa, che è pochissimo per un lanciatore, e insomma gli sono grato, perché stare bene fisicamente è fondamentale. Appunto, stiamo lavorando veramente tanto bene anche con lui. E ti chiedono anche se lanci ancora ogni tanto il disco, visto che lo lanciavi bene prima. No, però Leo, sei... Proviamo, magari okay. Per un CDS. Ok. Sì? Ti eri un attimino frizzato. No, dicevo, adesso magari per un CDS magari li posso levare un po' di ruggine, volentieri, vediamo. Ma vediamo che avevate vinto voi l'anno scorso, vero? CDS assoluti. Esatto. Esatto, sì, che l'anno scorso è stata una bellissima soddisfazione anche quella. Vabbè, immagino, mi sembra di aver visto qualche tua foto con la coppa, super felice, super esaltato, giustamente. Sì, no, l'anno scorso abbiamo festeggiato in maniera mia. Bello, bello. Ho rubato il megafono allo speaker, ho iniziato a fare i cori. Bellissimo. E poi avevamo il volo subito, un'ora dopo la premiazione eravamo in aereo. E tutti gasati, tutti. E praticamente sono andato dalla hostess, ho detto: scusi, posso fare un annuncio? Abbiamo vinto il CDS per la prima volta. Allora sono andato lì, ho detto, insomma, del CDS. Tutti mi hanno applaudito, però non avevo detto che sport avevamo fatto. E allora faccio l'annuncio: oh, bravissimo, ma cos'è che fai? Atleti. Ah, ok, bravo. È stato bellissimo. Bello, però, bellissimo davvero. Poi direi che siamo un pochettino in chiusura di live, perché anche avrai di sicuro giornata impegnativa domani e tutto, e ti voglio anche lasciare andare a dormire. Ti chiedono dalla chat però quanto secondo te è importante essere forti fin da piccoli. Cioè se secondo te è importante fin da piccoli emergere un po'. Secondo me l'unica cosa che è importante per fare alto livello è credere tantissimo in se stessi e avere ben chiaro in mente quello che vuoi raggiungere, che sia atletica, che sia lancio del peso, che sia studiare, che sia avere proprio sempre in mente cosa vuoi fare, capire che quella è la tua priorità, esiste quello, poi viene tutto il resto, non devi sprecare tempo in cavolate, ma insomma quando si fa quella cosa si fa per bene, e puoi iniziare a 15 anni, 18 anni, 5 anni, io ho iniziato a 6 anni, però se credi in te stesso e fai di tutto per raggiungere quello che vuoi, ce la fai, insomma, a prescindere da quando hai iniziato. Ma anche perché abbiamo proprio l'esempio perfetto sia di te che di Zane, te forte fin da piccolo, Zane che è emerso dopo, cioè, almeno se non mi sbaglio Zane è emerso dopo. Sì, no, certo. Sì, ha sempre lancicchiato, però mai misure importanti, ecco, fino a 2-3 anni fa. E poi, ultima mia domanda, che è la stessa che faccio sempre a tutti, io non chiedo cos'è per te l'atletica, se è bella, cioè una cosa bella dell'atletica, ma faccio il contrario, perché è più difficile, secondo me. Una cosa brutta dell'atletica, Leo, secondo te? Che intendila come vuoi, può essere proprio l'atletica in sé, può essere a livello organizzativo, della gente... Quello che vuoi, intendila come preferisci. Una cosa brutta, secondo te, o negativa? Una cosa brutta che non mi sta piacendo adesso è la troppa differenza che c'è tra velocità, salti e lanci. Che, insomma, non è una cosa molto bella e penso sia molto discriminatoria. Però alla fine un po' in tutti gli sport c'è una cosa così, e alla fine non ci possiamo fare niente, e ce ne siamo fatti tutti una ragione. Sì, però capisco,
Capisco, perché cioè, alla fine vero, mega discriminati i lanci. Ah sì, alla fine capisco, magari senza nessuno che li rappresenti, che possa vincere le medaglie, ma adesso insomma ci sono le medaglie. Adesso è da tutto il 2003 che prendiamo medaglie internazionali in tutte le manifestazioni. Cioè. E lì insomma ci fa rimanere male, ce ne facciamo una ragione, però ovviamente... Adesso sembra quasi scontata, però insomma non è una cosa piacevole. Però ti dico, Leo, che adesso cominciate a essere conosciuti voi pesisti e anche altri lanciatori forti in Italia, cominciate a essere conosciuti anche tra i più giovani. Perché per dire, ti dico, io quando ho iniziato atletica, da cadetto, da allievo, se mi chiedevi il nome di un lanciatore non li sapevo dire in Italia. Adesso invece vedo gli atleti che alleno, se gli chiedo... avete visto la gara di Fabbri? Avete visto la gara di anche della Usacque? Avete visto la gara dei lanciatori? Mi dicono, ah sì sì, certo, oppure no, però quanto hanno fatto? E vi conoscono. Mm. Mentre ti assicuro che 10-15 anni fa, no, non c'era questa conoscenza neanche. Certo. Quindi dai, qualcosina ci starà muovendo. Sì, 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 no, ci stiamo muovendo. Il problema è che secondo me siamo stati troppo tempo senza nessuno che potesse insomma lottare per una medaglia. Cioè, c'è stato Paolo in fine anni 90, poi Vizzoni, Sydney e Barcellona, e poi io e Zane, capito? Cioè, sono troppi 10-20 anni addirittura. Sì. E quello fa la differenza, insomma, alla fine le specialità così le segui appunto quando c'è qualcuno da seguire, non perché ti piace quella disciplina. Cioè, a nessuno piace il lancio del peso se lo guardi così in televisione senza conoscere nessuno. Però per me è anche un po' perché la gente non capisce quanto sia pesante il peso. Cioè, perché anche voi sì. Poi, detto proprio terra a terra, voi siete enormi, siete grossi, se tenete in mano il peso da 7 kg vi sembra una pallina da tennis praticamente. Sembra una pallina da tennis. Se lo metti a una persona normale e lo tiene in mano, dice, no, cavoli, ma pesa. E poi a pensare che viene lanciato a oltre 20 metri, cioè... Se uno mette un attimo in prospettiva, fate una roba che è assurda, cioè veramente bellissimo perché riuscite a lanciare una cosa pesante lontano. Però a vederla in TV forse non si capisce, mentre uno che va sulla pista tiene in mano quella bestia lì di 7 kg e passa, comincia a rendersi conto. E anche questa è un po' la difficoltà. Vero. È verissimo. Cioè, a volte proprio mettere su situazioni reali, dici, cavoli. No, infatti sempre la prima domanda mi fa qualcuno, ma quanto pesa? Ma... Oh madonna, 7 kg, davvero? Non sembra, però pesa. Infatti, ma poi anche vedere quant'è 20 metri proprio, cioè, c'è chi non ce l'ha l'idea, detto così sembra poco, dici vabbè 20 metri, però lo vedi su una distanza, vedi lo quanto vedi. Pesa, dici vabbè, questi hanno delle palle di cannone, cioè lanciano delle palle di cannone, non... Ah sì, no, non è mai facile, sì, alla fine sì, è una cosa che non si sa, quindi per tanti è difficile da capire. Infatti. Leo, guarda, ti lascio anche andare a dormire, grazie mille davvero. Va bene. Per essere stato disponibile qua con noi oggi. Grazie. No, mi ha fatto piacere, alla fine ti ho detto, ti seguo i video che fai, li guardo sempre volentieri. Faccio il cuoricino. Quindi niente, dai, speriamo di sentirsi per un bel risultato presto, dai. Assolutamente, sai che si tifa te ovviamente, si tifa tutti gli italiani, e ovviamente. Non vedo per l'ora forza. Di essere costretto, tra virgolette, a parlare ancora di te in qualche video, qualche risultato. Dai, succederà presto. Dai, ottimo, ottimissimo. Grazie. Ciao, saluto. Buonanotte. Ciao, chiudo la live. Ciao, bye.